Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tonokid che vi parla e oggi siamo tornati con Trans-Siberian Railways Simulator. Signori, pronti per... cioè, pronti, siamo già in viaggio in realtà direzione Sokur e dobbiamo ritirare... ritiro dell'arma, ritirare le armi e le munizioni da Vitali. Abbiamo 47 minuti per arrivare a Sokur, che in realtà dista solo 2,8 km. Limite di velocità a 40, quindi andiamo su a 11, signori, che sappiamo essere la nostra velocità di punta per i 40 km orari. E a questo punto niente, andiamo verso la nostra meta e sperando di non incontrare delle difficoltà, delle problematiche insomma, e soprattutto di poter spingere il prima possibile. Qua adesso ci dice rallentare, non so per quale motivo, ma ok, forse c'è una curva più avanti. Noi però siamo ok, lì vicini ai 40 km orari. Poco più dietro c'è stato un po' di fuoco come al solito dal rottamaio. Abbiamo, cioè in realtà non dal rottamaio, abbiamo ammazzato la gente nel luogo pericoloso. Abbiamo ammazzato la gente nel negozio per capire se anche all'interno dei negozi, signori, si può rubacchiare senza problemi. Però sono tutti armati, sappiamolo, cioè sappiamolo, lo sappiamo, sappiatelo, che sono tutti armati fino ai denti e niente, quindi proseguiamo la nostra avventura. Ciao caro, facciamolo spaventare. È spaventato? Mi sa di no. Non ci sta insultando, quindi di no. Mi sa proprio di no. Direi di no. Allora, fine di un luogo pericoloso. Possiamo andare su a 60? Ci dice accelera? Non lo so. Io... sono tentato. Non ci dice del limite di 60. Ok. Binario 6, piattaforma 1. Va bene, capo. Accelera, sì, possiamo accelerare. Fame, sete, malattie. In realtà, piano piano scende con il tempo. Sarebbero le nostre ferite. E solo che non si possono, immagino, curare. Non c'è niente nell'inventario. A parte la motosega. Vogliamo usare la motosega? Direi di no. Questa non so neanche se c'è magari un modo per... boh, indossarla o si usa come ornamento? Non ne ho idea, onestamente. Servirà sicuramente per qualcosa, magari da rivendere al negozio. Dobbiamo un attimo capire questa cosa. Allora, area di disaccoppiamento è più avanti rispetto allo scambio, quindi inizia... andiamo a togliere il menu e a rallentare. Andiamo ai 40. Andiamo ai 40, poi quando ci avviciniamo... scusa. Perché sennò il motore spinge e i freni frenano. Non mi sembra il caso. Perché lo scambio è tra 300 metri, quindi noi qua in realtà possiamo andare tranquilli. Ok, 200 metri. Fammi un freno di servizio 3. Dobbiamo fermarci possibilmente meno di 50 metri. Ci proviamo. Con calma, rallentiamo. Sessanta, cinquanta. Signori precisi, perfetto. Vai. Certo che è sta cosa che dobbiamo scendere noi. Che cazzo. Ok. Apri sta cazzo di porta. Ok, c'è un negozio. E ci andiamo al negozio per capire se si può vendere qualche cosa. Tipo la pelle piuttosto che la teste, le teste di alce. Vai. I 20 km orari erano a... a 11 ci sono i 40. Sarà tra 5 e 6. Vediamo. Ma intanto accelera magari proprio in maniera cattiva.
Vai, con calma, signori, sapete che queste operazioni sono molto delicate, ci vuole il suo tempo, ci vuole. Nel frattempo abbiamo 18 gradi in cabina, ottimo. Fatemi dare anche un'occhiata, un'ispezione, perché il prossimo hangar è tra 8 km. Voglio capire se c'è qualcosa che dobbiamo... Il tachimetro 73. Cioè, magari li prendiamo e ce li teniamo... Da parte, poi non so se dobbiamo per forza parcheggiare nell'hangar per cambiare i posti e i pezzi. Io non credo, in realtà, non credo. Però vediamo. Ok. No, troppa velocità. Nashta Rojda anche a lei. Grazie. Gentile signore. Prenalo. Fatemi solo vedere se... Vai un pelo ancora. Vai un pelo ancora. No, ti prego, non ti fermare. Ah, porca puttana. È troppo presto. Ci siamo fermati. Vai, vediamo. Con calma, molta calma, ci vuole pazienza. Signori, è un gioco di pazienza, un gioco anche rilassante da un certo punto di vista, tranne quando tiriamo fuori il ferro e iniziamo a sparare all'impazzata, però è rilassante anche quello per alcuni. Non fatelo a casa, ovviamente, o nelle scuole, perché in America sono abituati nelle scuole. Mi dissocio, da quello che ho appena detto, ma ok. E vediamo 3, 2, 1, ce l'abbiamo. Aspetta che passi proprio tutto. Ok. No, esci. Vedete che il margine non è tantissimo, eh. Ce n'è di margine, ma non tanto. Mettimi il freno 1. Ok, e siamo fermi. Perfetto. Andiamo a staccare le cose qua. Cioè, caro, potresti staccare tu, gentilmente? No? No, facciamo noi. Non teniamo problemi. Devi stare cazzo calmo, va bene? Ok? Perché? Che cazzo? Scusa, dammi solo un secondo. Posto, grazie. Arrivederci. Non so, ci risponde male. E che cazzo? Scappano tutti? Qualcuno si è incazzato per caso, no? Posto. Nessuno ha visto niente, signori. Andiamo al negozio a comprare le cose. Comprare? Direi proprio di no. No, vediamo se magari gli possiamo vendere la pelle di orso. Anche perché sennò non avrebbe senso poter andare a caccia. Salve! Voi per caso comprate la pelle di orso? No? Tu no? Tu? No? Sicuri? Che minchia ci facciamo con la pelle di orso? Scusatemi, posso metterla per terra? Niente. Quindi, dicevamo, se io esco... E faccio tipo così. Così. E così. Posto, giusto? Posto. Poi al primo negozio della mafia recuperiamo le munizioni. Però facciamo così soprattutto. Pane bianco è qua, 18. Voglio vedere se ci sono poi dei limiti che magari ci utilizza due slot. Io non credo, eh. Tanto prendiamo tutto, broccoli, la birra soprattutto. Signori, so che siamo dei criminali, però siamo in Russia, lavoriamo per la mafia, non è che possiamo andare in giro a non fare certe cose. E che cazzo? Soprattutto se ce lo permettono, finché ce lo permettono noi lo facciamo, sempre detto io. No. Dovremmo
dovrebbero essere delle regole. E allora se ci sono delle regole, si sa che le regole sono le regole, quindi si rispettano anche tra mafiosi. Dammi un attimo. Ok. La salsiccia del dottore, signori. Cioè, la salsiccia del dottore è un meme gigantesco, ma ci sta, Mandarino, mandarancio. Prendiamo tutti, anche il tutto, anche il prezzemolo. Carota, 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 carota. Mele, che è un po' che non le prendiamo. Mele più grandi e mele più piccole. Ok. Posto così? Assolutamente no, signori. Ricarico. Ok. Pompelmo, pompelmo. Pera. Ok, abbiamo fatto piazza pulita. A posto. Non possiamo rubare nient'altro, no? Ok. Arrivederci, grazie. Allora, prezzemolo, cipolla. Ok, tutto in ordine, perfetto. Perfettissimo, signori. Vuoi non berti una birrettina appena rubata? Così ci dissettiamo. Postumi della sbornia scendono. E soprattutto adesso possiamo andare avanti. Il ritiro delle armi non credo che sia qua a questo punto. Quindi credo che dobbiamo andare. Io proseguo, eh. Questa era solo di passaggio, mi sa. Вагоны до станции Майского Ok. готовы к отправке. Они стоят на станции Майский на боковом железнодорожном пути. Майский, 8,8 km, quindi dobbiamo andare senza niente, perfetto. Pronti? Che devo, mi sa. No, è posto? Posto. Andiamo, signori. Direzione Majski. A Majski 8 km c'è l'hangar. Le carrozze che dobbiamo raccattare. Il rottamaio. Capanno del forestale tra 5 km. Magari ci fermiamo al capanno del forestale. Il capanno del forestale. Possiamo vendere la cosa di orso e... Come si dice? La pelle di orso e le corna. Testa di cervo. Tanto mettile qua. Metti l'arma lì. Ok, non si sa mai che dobbiamo tirare fuori il ferro quello importante. Tanto carica. Negozio della mafia tra 42 km. Ma erano così rari? A me non sembra. Mi ricordo che erano super, cioè uno dietro l'altro. Negozio della mafia. Vabbè, comunque andiamo. Raggiungiamo i 40 km orari. E signori, ci ritroviamo direttamente alla capanna del forestale. Magari lungo la strada c'è Vitali. O Vitali sta a Maischi. Non lo so. Lo scopriremo, signori. Attenzione signori perché Vitali è qua vicino. 800 metri, quindi iniziamo un po' a frenare. Oddio, 600 metri, in realtà possiamo tranquillamente... Ok, andare a 40 all'ora, va bene, ci sta. Ok, 500 metri. Temperatura a posto, giusto? Poi dobbiamo tenere d'occhio che non si scassino cose, ma le compriamo al massimo. Compriamo. Sapete ormai come funziona. Oh, la gatona qua, la gatona. Tira giù, continua a frenare. Con il servizio 1 va bene. Tanto si ferma prima o poi, no? Ok, va bene. Non ci siamo fermati proprio davanti al Vitali, ma va bene così. Ok, 1 e 0. Perfetto. Servizio e via. Chiudi, se no entra il freddo. Allora, meno 29 gradi, dai, si sta benino. Io prima di tutto mi armo perché non si sa mai. Vorrei farmi trovare impreparato. Qua c'è una camionetta. Ah no, è Vitali. Ciao Vitali! Hai visto per caso orsi, alci, persone? Оружие – это мощный инструмент, у которого есть две стороны. Оно может служить защитой, но Lo также может sappiamo. нести смерть и разрушение.
Quindi? Ah, Kalashnikov non ci serve, però le munizioni sì. Oddio, ce ne regala un altro di Kalashnikov. Vabbè, teniamolo, signori. Può sempre tornare utile. Basta, non hai nient'altro da darci? Va bene, a posto. Ciao, caro. E paragi, guarda, vediamo che colpo sta. Ah. Ah, andiamo a liberare le prostitute. Va bene, signori, non dobbiamo sparare alle prostitute. Ok, ricordiamocelo, no alle prostitute. Nel senso, no a sparargli, poi se volete andarci è affar vostro. Togli qua, no, togli proprio un attimo il Kalashnikov. Vai, andiamo. Pronti? 7 km a Maisky. Però c'è il capanno del forestale a 3,6. Ci vediamo lì adesso. Signori, attenzione, ci stiamo fermando perché siamo a 230 metri dal capanno del forestale, ma soprattutto a 140 metri dal nightclub. Quindi, signori, si spara, ma soprattutto c'è anche un cazzo di orso. Quindi iniziamo già a uscire il ferro, quello importante. Occhio al treno. Ciao, orsetto! Gli alci anche ci sono. Ciao, orsetto. Aspetta che devo prendere... Scusami, il coltello. Posto la pistola perché, insomma... No, no. Mannaggia. Metti via anche la carne. La carne, signori. Ho paura a mangiarla così cruda, però... Non so se c'è un modo per fare un falò. Comunque, direi di andare, prima di tutto... al nightclub a fare un po' di pulizia. Mi raccomando, ricordiamoci che bisogna sparare solo ai papponi, non i protettori, non alle prostitute. Le prostitute sono quelle con le tette e probabilmente spoglie, perché saranno, immagino, mezze nude, non so. Poi non è detto che tutte abbiano le tette, nel senso. Salve! Si può? Ah, proprio entriamo così? Occhio che qua un attimo che inizia a violare il piombo. Ah, entriamo così e nessuno dice niente? Ah, voi non siete... No, scusate, io stavo già iniziando a sparare, vabbè. Ми рідко видимо здесь новые лица. Бежать от повседневности и поедаться реальным развлечением. Con lei, signorina? Non credo. Sembrano delle vasche da bagno, quelle sedie lì. Allora, con calma. Cioè, noi entriamo col Kalashnikov, ma per loro siamo degli ospiti, dei clienti. Ciao, caro. Lascio lì il giubbotto. Io esploro, signori, perché... bagni, si può trovare sempre di tutto. Anche robe utili, altre cose meno utili, tipo il signore qua. Bello ubriaco, bello distrutto. Ciao, caro, tu hai perso qualcosa? Vabbè. Incastrare però. Non c'è niente nel cestino, no? O noi cerchiamo sempre. Signorine? C'è qualche signorina? Non so cosa ci sia scritto. Se qualcuno di voi conosce il russo, grazie, traduzione. Questa. Non ci sono signorine in bagno. Ma cazzo, ma... un gioco del genere, mi aspettavo una signorina mezzo ubriaca, biotta. Non dico di cui approfittare perché non si fa, però. Gioco di mafiosi. Gioco di illegalità. Andiamo prima a destra, signori. Ok. Questi se ci vedono ci sparano subito. Quante sono? Ah, ce n'è uno sopra. Io partirei magari. Se possibile, dal piano sopra. Così poi da sopra possiamo... Brave le signorine, guardate lì. Ciao caro! Tu sei un cliente? Arriviamo di soppiatto a questo. Ma dite che tutti impazziscono e iniziano a spararci o solo quelli di questa stanza? Ma tra l'altro, voglio provare a fare una cosa, signori. Non è stata una buona idea!
Non è stata per niente una buona idea. Ma chi cazzo che ci sparava, tra l'altro? Vanno dietro la colonna. Vabbè, signori, abbiamo capito. Abbiamo capito che bisogna un attimo essere concentrati, entrare, fare quello che dobbiamo fare. E minchia, cattivissimi. Non me l'aspettavo, onestamente. Allora, signori, pronti? Ma che cazzo che ci spara? Ah, ma anche questo a fianco! Ma figo, non si capisce niente! Ma porca troia! Ma io pensavo che non sparassero questi, ma... Allora, per fortuna ho salvato qua fuori. Ok. Quindi c'è anche gente randomica che spara, non solo i protettori. E che cazzo, ditemelo. Infatti anche prima prendevamo colpi a destra e a manca. E che cazzo. Allora. Con calma, eh. Molta calma, non pensavo fosse così complicato. Salve, salve, arrivederci. Parte andare a sinistra magari, porta bene. Salve. Cazzo che spara. Date, prego, uscire, grazie. Ma no, ma signori, ma ci sparano... Ci spara chiunque. Ma sparo a tutti io allora. Ho deciso, signori. Sparo a tutti. Uomini, uomini. Uomini. Principalmente uomini, perché se non dobbiamo sparare alle signorine, significa che... Magari anche quella all'ingresso esce il ferro. La nostra amica che ci saluta. Allora, se io parto da qua. Ok. Escludendo quegli ubriachi che credo... Tutto questo, via. Prego, prego, andare. Voglio capire se la gente è... si è accorta che abbiamo sparato qualcuno o no. Quello per me... Droga mia, lo dice qualcun altro. Andare. Buon uomo, mi scusi, non so se lei aveva un'arma con sé. Probabilmente no, ma è dubbio. Mi dispiace. Fuori, fuori! Oddio. Questo sta per vomitare, cagarsi addosso, tutto. Signori, non sono uscite però. Questa porta posso aprirla? No. Via, 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 andare. Che io sono troppo delicato, signori, con... punto all'headshot. Bisogna far così, invece. Vediamo se c'è qualcosa che ci può tornare utile. È che non c'è... Ma se ne mangiamo, recuperiamo l'energia? La malattia scende, ma bisogna mangiare, signori! Mangiamo cose salutari, vai di cavolfiore. Scusatemi, eh. Bel cavolfiore, guarda lì come scende. C'è la sale, la salute, ma scende. Vabbè, avete capito, insomma. Allora, io faccio un giro di ispezione, ma credo che non ci sia niente. Proseguiamo. La puta. Stia lì lei, mi raccomando, eh. Signorina, deve uscire, no? Che cazzo, glielo devo dire io. Vada, vada. Scalza, in mutande, va bene. Carica. Occhio agli angoli. Salve, si può? No, è sdrullai, lo dice qualcun altro, sdrullai.
Guarda lì come siamo professionali. Ma sei stupido. Oh! Quella è una mano? Quella è una mano. Non lo stiamo colpendo, mi sa. Ora sì. Ok, carica. Uff. Possiamo uscire di qua? Scusa amico, ma abbiamo un po' di fretta. Signorina, deve uscire. Gentilmente si sposti dalla lampada. Non è un palo da lap dance. Vada. Vada, che è un po' rincoglionita questa. È qua, mo? È tutta gente. Allora. Signori, pronti perché... No, aspettate un attimo. Facciamo una cosa. Chiedo perdono, ma io devo uscire da qua. Così facciamo uscire tutti i civili, quantomeno. Quello non è un civile, via. Fuori, 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 evacuare, evacuare! Madonna, come stanno messi questi. Anche le putas, fuori, fuori! Non mi venga in primo piano, per favore, che dopo ti sparo in testa. Madonna, quanta gente c'è. Quella persona è ferma perché è incastrata o perché è un nemico che mi sparerà? Che cazzo. Poi? Ho sbagliato, non volevo. Carica. Signorina, sì, anche lei, signorina, cosa sta facendo? Sta ballando ancora, non deve ballare. Porca puttana. Aspetta, aspetta, mangia il cavolfiore che fa bene. Mangialo. Mangialo ancora. Mangialo ancora. Ok, perfetto. Dato il protettore. Signorina, per favore, però non fluttui. Ah, è da là che mi spara. Dato. Qua, angolo. Sulle scale ce n'è uno. Qua il bacione. Uno, due. Madonna, che spompata in faccia che ci sembra. Oh! La spratti, dammi la spratti che ci toglie di più. Di malattia, siamo malati. Ok, dammi anche un cavolfiore che fa sempre bene la verdura. Mi raccomando, signori, mangiate la verdura. Perché sennò fate la fine di questa signorina. Signorina, per favore, vada gentilmente. Vabbè, stia lì allora a fluttuare. Ma qua non so quante persone ci siano ancora, ma qua non ce ne sono. Qua forse solo uno. Là, signori! Ce l'abbiamo fatta con non poche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso potete rientrare, signorine! Una valigetta con del denaro. Prendete la valigetta con il denaro, ma... Scusi, lei ha una valigetta con del denaro? Perché lei non è uscito? Merda, signore, dove cazzo la prendiamo? Non è la valigetta. Ma prima di tutto facciamo una cosa. Visto che ce l'abbiamo la torcia, usiamola, così vediamo anche com'è la torcia. Perché sennò non si vede una sega. Lei sta scorreggiando? Scusa, tu sai dove è la valigetta? No. Ah, ma porca troia, c'è anche scritto.
Allora, via la torcia, Kalashnikov. E prima o poi doveva succedere, eh? Cioè non è che possiamo fare una missione e pretendere che una putas non passi in mezzo mentre spariamo. Ero distratto, ma non vale, mi stavo accertando che la signorina stesse bene, ma non sta bene la signorina e adesso nemmeno voi state bene. Pezzo di merda. Mangiamo il tonno, mangiamo il tonno. Signorina, mi scusi, eh. Tra l'altro l'abbiamo lasciata lì un po' così piegata, ma non si preoccupi. Aspetti che la sistemo subito. No, spingi di qua il piede. Non si... Niente, non si sposta. Mi dispiace, non possiamo spostarla. Capita. Un po'. Ma di getta? Tieni i soldi. Ma perché l'equipaggiamento? Voglio tenermela. Sono soldi miei. Oleg sta aspettando la prossima stazione. Ok. Signorina, mi scusi, ma lei qua mi dà fastidio. Posso? Arrivederci. Ecco, si sdrai per terra tranquillo. Tra l'altro con gli occhiali da sole, però anche lei, che cazzo. Vabbè, possiamo uscire? Via libera? Abbiamo libera. Non lasciamo gente incastrata, per favore, perché sennò poi la colpa a noi. Arrivederci, la signora anche qua è andata? Niente, sono andati. Non possiamo rubarci niente, anche questo? No? Una bella mezzo busto. Occhio però a uscire che magari ci aspetta fuori qualcuno. Circondati, adesso ci smitragliano. Oh, perfetto, non c'è nessuno. Ok. Come se non fosse successo niente. Allora, visto che c'è qua il capanno del forestale, salviamo, signori, perché è una cosa importante. So che c'è il salvataggio automatico, ma fidarsi bene e fidarsi è bene. Quindi, la locomotiva sta qua. Occhio agli orsi. Quindi usciamo. Ma che ansia. No, esce il ferro pesante, che tanto i colpi li abbiamo. Occhi aperti. Soprattutto occhi aperti per vedere anche queste bestie. Fammi a mettere la torcia via e dammi il coltello che sta qua. Prendi il coltello. Vai, testa, carne. E adesso, signori, voglio provare una carne cruda per capire se magari aumenta la malattia. Ma... scusatemi, Ma se io... ah, non possiamo mangiarla, infatti. Vedi. Non è che magari la carne, invece, possiamo venderla a quelli che ci danno al negozio? Potrebbe essere anche, Il negozio, se no, cosa vendi? Niente. Magari c'è sempre il capanno del forestale che vuole la carne di ste bestie. Oh, un'altra bestia? Colpo al cuore? Quelle scappano, quindi falle scappare. Niente orsi? Niente orsi. Scusami, Bambi, ma... è il cerchio della vita. Noi cerchiamo di sopravvivere come possiamo. Anche questo non fatelo a casa. Se vedete in giro dei cervi, non sparategli. Sono teneri e coccolosi. Amico forestale, buongiorno. Magari non entriamo con l'arma in mano. Salve. Trofei da vendere? Assolutamente sì. Fammi capire solo una cosa. Tu mi... guarda, pelle, 40, perfetto. Testa, spalla, baby, 1, 2, 3. Ma tu per caso prendi anche la carne? Oh sì, come un dollaro. Capito, ma a parte che devo ogni volta spostarmi. Vabbè, ho capito, ma non ne vale la pena, scusatemi. Dollaro, un dollaro. Non posso vendergli. Ma non voglio lasciarla qui. Voglio vendergliele. Vendergliela in tocchi. Cioè, proviamo a far così. No, ci cambia in automatico sui pugni. Ho capito, niente, signori. Se effettivamente funziona così la carne, che dobbiamo venderne
Una alla volta. Io vado, a vedere. Capire se c'è qualcosa che... Tanto non ci vedi che stiamo rubando, giusto? Pane, banana. È quello che si può rubare, lo rubiamo. Mi aspettavo comunque da questo gioco un qualcosa in più in termini di, non so, trovare roba in giro e prenderla. Perché sono veramente poche, cioè, per carità, tanta, tanta roba, comunque già solo queste cose qua da andare in giro a lootare, latte, cioè, che servono per la sopravvivenza. Vabbè, amico, la carne a sto punto ce la teniamo, questa qua che abbiamo, e basta. Prendo il coltello, prendo la Tokarev. E prendo anche... No, volevo... Scusa, togli il coltello e dammi la vodka che qua... Abbiamo sete, ma i postumi... Ciao caro, arrivederci. Ciao, grazie, è stato un piacere. Prendi il cicchetto, dammi anche la birra. Ah, perché sta finendo di bere la vodka, ok. Finito, a posto. Dopo una bella vodka, una bella birra. Bella fresca. Dov'è la locomotiva? Di là. Va bene, signori, non siamo ubriachi. Alcol tanto. Va bene, non te la fai un'altra birra. Occhio che rischiamo di andare. Come si dice? Come etilico. Va bene, signori, direi di andare a riprendere la locomotiva e di andare dove dobbiamo andare. Dov'è che dobbiamo andare? Non lo so e non mi ricordo, ma troveremo la strada. Andiamo, signori, a destinazione. Consegna della valigia Oleg, che starà più avanti. E dobbiamo accoppiare i vagoni a Maisk. Ubriaco. Va bene. Beh, dopo una strage del genere, signori, direi che ci sta un bel cicchetto per rilassarsi. Andiamo? Andiamo, pronti? Suona qua la carica. Andiamo. Madonna, signori, sono ubriaco anch'io adesso con sta visuale tutta così. Va bene, sta aumentando la velocità. Scusa, non volevo. Abbiamo dato troppa potenza. Ok, quanto mancano? Quanto mancano? Quanto manca? 3 km e 8, 3 all'hangar, quindi è tutto lì, anche il negozio della mafia no, il bar. Forse la carne va venduta al bar. Attenzione, era un po' che non suonava, contro la vigilanza. Sì, forse al bar allora si può vendere la carne, non lo so, vediamo. Al forestale sì, ma un pezzo alla volta, probabilmente anche al bar. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. E niente. Arriviamo a Maisky. Allora, signori, siamo arrivati a Maisky. Là più avanti c'è lo scambio, qua ci sono i vagoni, quindi dobbiamo andare avanti oltre lo scambio, scambiare. E poi fare la retro, ok. Quindi direi di fare tutto con calma questo. Poi c'è il rottamaio. C'è anche l'hangar più indietro, 400 metri. Insomma, l'hangar magari ci vado dopo. Più che altro perché perdiamo tempo a fermarci e ripartire per quello, non per altro. Frenata di emergenza. Oleg sta qua, quindi possiamo andare addirittura anche da lui. Ok, qua tutto fermo, perfetto. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo da Oleg e al negozio, in primis. Anzi, il negozio ci andiamo anche dopo perché non so se ci serve qualcosa. Più che altro volevo vedere. Vediamo se si può vendere la carne. Prima di tutto al negozio, oppure no. E poi capiamo anche cosa fare dall'altro lato, visto che dobbiamo fare lo scambio che non ho fatto, tra l'altro. Vabbè, andiamo avanti e poi torniamo indietro. Oleg, ciao caro, la valigia. Tola la valigia. Lo spero anch'io, guarda. L'importante è che ce ne dai una parte. $50, che vergogna. Spero che ce ne fossero dentro 60, ma dubito. Allora, noi siamo ubriachi. Amico, tu la carne la vuoi o solo il nostro... No, non voglio. Ok.
Ma porca va. Non c'è il coltello, sparagli la testa. Ma al cervo dobbiamo segargli la testa, non dell'arma del coltello da Victor. No, forse Victor. In realtà ci stanno facendo una sorta di tutorial adesso. Su come si ammazzano gli animali, che abbiamo già fatto una scorta non indifferente. Vabbè, comunque qua arriva il treno, quindi occhio a buttarsi sui binari da attraversare, ma noi lo facciamo comunque. Perciò, allora, adesso andrei a fare lo scambio. Così facciamo la retro. Ci agganciamo. Ciao caro! Ci agganciamo già ai nostri vagoni. Poi vediamo se troveremo in giro del. Aspetta, sali da qua, va, che non si sa mai. Cioè, aspetta, che non dobbiamo salire. Dobbiamo scambiare prima. Madonna, è tutto ubriaco. Ma va avanti un botto questa sensazione di ubriachezza. Perché è solo una sensazione, signori. In realtà non è ubriaco, è solo allegro. Un po' euforico, direi. Torno indietro. Velocità non troppa. E poi diamo una controllatina alle cose danneggiate. E poi ci salutiamo anche, signori, perché poi viene troppo lunga. Questa visuale è ubriaca. Mi dare un'occhiata comunque qua, perché allora il tachimetro si consuma più di tutto, così come il riscaldamento, così come il freno, le due impugnature che abbiamo già cambiato. Quello va bene, questi rimangono al 100%. Qua un po' di cose anche si usurano, ma molto poco. L'assorbitore d'urto sicuramente prendere 4, ce ne servono. Questi assolutamente no. Altre cose che si consumano abbastanza, no. Sono solo queste 4 cose alla fine. Ok, esci. Agganciato? Ok, sì. È di un'ora, però forse dovevamo agganciarlo dopo. Sono un pirla, va bene. Perché parte già il tempo, capito? E se abbiamo delle cose di intermezzo da fare, tipo andare all'hangar che ha 400 cazzo di metri, è un problema. Allora. Direi, facciamo una bella cosa. Hangar, prendiamo quello che dobbiamo prendere, quelle 4 cose. Possiamo anche prendere qualcosa. In realtà soldi non è che ci servono. Nel momento in cui ci serve del cibo per sopravvivere, entriamo, spariamo e usciamo. Sarebbe bello incontrare dei cervi anche nel frattempo, ma dubito che vicino alle rotaie ci siano, vicino alle stazioni, vicino alla gente ci siano. Quindi vabbè, andiamo avanti così per ora. Andiamo avanti tranquilli per la nostra strada. E arrivati all'hangar, usciamo il nostro pistolone. Salve ragazzi, avete sentito nelle altre stazioni che è successo un casino? È arrivato uno, è entrato, sparato, ha rubato tutto. Qua ce n'è uno. Ok, a posto. Allora, molto facile. A noi serve. Riscaldamento. 4. Poi. Pugnatura del freno principale. Pugnatura principale. In realtà le luci, poi non so. A chiave di chiusura del pannello. Possiamo prendere un'altra? Non so se serve. Questo non so se si sta consumando. Il tachimetro si. Prendilo questo nel dubbio. E gli ammortizzatori, giusto, con le robe queste.
1, 2, 3, prendi tutto quello che hanno. Questi signori, è la nostra scorta di utensili, mettiamola così. La mettiamo qua. Mettiamo tutto qua sotto, ok. Queste due file. E va bene. Queste magari qua, così c'è lo stacco. Perfetto, siamo a posto direi, altre cose non ci servono, quindi a parte che qua ci sono altri assorbitori d'urto, ma vabbè, all'occorrenza sappiamo dove andare a prenderli. L'unica cosa è che io non devo per forza entrare nell'hangar, mi basta tenere in mano la chiave inglese e possiamo andare a intervenire sulla locomotiva, quindi aspettiamo che effettivamente le cose si rompano per sostituirle, è inutile andare quando manca, quando è ancora al 40% il tachimetro per intenderci. Andare a sostituirlo o no, o mi sbaglio. Vabbè, quindi signori, dal rottamaio non abbiamo niente da vendere, quindi direi che possiamo tranquillamente salutarci qui, signori, per oggi. Direi che è stato un successone, anche se abbiamo dovuto ripetere e capire un po' come funzionava la nostra intrusione dentro nel nightclub, però le signorine, non tutte, siamo riusciti a salvarle. Va bene, signori, è stato come sempre un piacere. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale. E come di consueto, l'appuntamento è al prossimo video. Arrivo, arrivo a spegnere, arrivo. Maledetto segnalatore. Arrivo, dammi un attimo. Ok, perfetto. E come sempre dicevo, signori, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao.